Siamo in riserva, è la nuova campagna di comunicazione di Acquedotto Pugliese che invita a non sprecare una risorsa molto importante, l'acqua, che per l'insufficienza di precipitazioni, ma non solo, rischia di scarseggiare. Ogni singola goccia è importante, da qui l'immagine del tachimetro dell'auto con la lancetta che lambisce la zona dalla riserva e richiama il rischio dell'indisponibilità di questo bene prezioso per l'uomo. Secondo le recenti analisi sulla disponibilità d'acqua, infatti, si registra una riduzione del 12% rispetto allo scorso anno e del 16% rispetto al dato medio negli ultimi 10 anni. Non è rassicurante il volume complessivo delle acque del fiume Fortore, uno dei principali invasi da cui AQP preleva la risorsa, pari a 63 milioni di metri cubi contro i 100 degli ultimi 10 anni, per via dei cambiamenti climatici. Non migliora lo scenario dei pozzi di falda profonda, dove l'incremento del prelievo può comportare il rischio di salinizzazione delle acque. Insomma, tutti devono contribuire a salvaguardare la risorsa idrica, evitando eccessivo consumo quotidiano. Questo il monito del presidente dell'AQP Simeone Di Cagno a Brescia. C'è più tecnologia nella erogazione dell'acqua, nella distribuzione dell'acqua di un computer, serve anche un'attività normale. Quando noi apriamo il rubinetto e sgorga l'acqua, dobbiamo sapere che dietro c'è la necessità del risparmio. Quindi quando quest'acqua non serve, chiudiamo subito il rubinetto. Nella campagna, allora, vengono suggerite 5 semplici buone pratiche per il risparmio dell'acqua, con cui si può fare la differenza. Chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti, prediligere la doccia a un bagno, riempire il lavello per lavare i piatti, innaffiare le piante la sera e lavare l'auto con solo 2 secchi d'acqua. L'azienda intanto continua a fare la sua parte, in stretta collaborazione con la regione, prevedendo nei prossimi anni di arrivare a recuperare fino a 80 milioni di metri cubi di acqua. È chiaro che Acquedotto Pugliese si sta muovendo a 360 gradi per garantire alla sua utenza la fruibilità di questo bene primario, quindi ricerca di nuove fonti, abbattimento delle perdite, ma nello stesso tempo serve la collaborazione di tutti gli utenti.